Le chiediamo scusa per questo inconveniente, ma purtroppo devo darvi una brutta notizia. E che Piccetto Rosso sono morti. Beh, comunque, noi che abbiamo organizzato tutto, gli avevamo detto di prendere un'altra strada. Loro hanno voluto prendere la direttissima. E così niente, siamo vicini tutti alle rispettive famiglie. Ecco, mi hanno appena riferito le ultime parole di... Perché proprio me? Perché? Ma perché proprio me? Comunque niente, potete alzarvi pian piano, a due, manina nella manina, e cominciamo a uscire, e lo spettacolo è terminato, mi spiace, salve a tutti. Hai ragione.
di Barzelletti consiste in questo: si racconta una barzelletta a testa, la più bella prende un punto e si arriva ai tre. Che entri il notaio! Buonasera signore e signori, benvenuti al notario di Pedrocco. Bene, concentrerò subito il palco contro l'albero di Nozzole. Direi che possiamo far cominciare l'albero che gioca in casa, se voi siete d'accordo. Prego albero, passa avanti. Sapete cosa si dicono due gatti che dopo aver litigato fanno la pace? Amici come prima! Bene, ho uno di voi. La butto io che non sono una bellissima. Va bene, va bene. Io passo avanti. Passo avanti? Sì. Dai Pierino, vieni con c'è con noi, ti diverti un sacco. No. Dai Pierino, guarda che bello, c'è la barca, c'è il mare, ci divertiamo veramente un sacco. Ma ascolta Pierino, perché non vuoi venire in crociera con noi? Perché non va in crociera? Perché c'è l'albero maestro? Mi hanno mollato!
due a testa in giù, come si conviene, e una a testa in su. Ad un certo punto, uno dei pipistrelli attaccati a testa in giù dice all'altro: amico, ma perché Filippo è attaccato a testa in su? Ah, non farci caso, sarà svenuto un'altra volta. C'è Mila e Shiro che vanno a vivere insieme, naturalmente perché si sono sposati. E Shiro va dal panettiere, prende il pane, il panettiere gli consegna il pane. Sei Mila? No, sono Shiro! Allora la cameriera chiede: ma come posso ricompensarla? E guardi, fra poco ci saranno le elezioni, potrebbe votare per me. La cameriera stupefatta: guardi che ho picchiato il sedere, mica la testa. Soyoshi! Politico di prima conversa con suo figlio. Pier Silvio, tesoro, quanti anni hai? 5 anni, papà. Io a tua età ne avevo 6! Vedete bene, 2 pari! Ti sei fatto male? Vabbè, possiamo ricominciare. Mi raccomando, questa è l'ultima e decisiva. C'è Totti che rilascia un'intervista. L'ultimo libro che leggiussi fu Rin Din Din. Il giornalista dice: lessi? No, Rin Din Din. Vai. Siamo a casa di Mario. Mario presenta la sua nuova fidanzata ai genitori. Piacere. A un certo punto della serata, il papà di Mario lo chiama di spalle. Filolo, è importantissima. Papà, lei è bella dentro. E vabbè, allora la volta prossima portami delle lastre. Per 3-2 la gara è stata vinta da... Cappuccetto e Peter Pan! La questione economica da sistemare. Dobbiamo pagare? Pagare, che paroloni. C'è una piccola parcella da saldare. Per questo non si preoccupi, sa? Ci penserà il pubblico con le sue generose offerte, vero? Bene, vorrei che alla fine dello spettacolo passerò a riscuotere. Voi potete pure andare adesso. Beh, io avrò anche studiato giardinaggio al CEC, ma tu in fatto di barzellette sei ancora all'elementare, carino. Se non era per l'abito, vedevi, Però, siamo già arrivati. Che bello questo parco! Sì, sembra di essere ad Adalan. Ma qua è il parco dei divertimenti. Cosa credi, che qua il principe non si diverta? Perché ne so, io il principe non l'ho mai visto. E voi? Cosa ci fate qui? Chi siete? Da dove siete entrati? A che famiglia appartenete? Ecco, ma volete vedere il principe? Sì! E perché ci avete messo così tanto di lui? Seguitemi. Precedendola. Non ci faccia caso. Ha picchiato la testa quando era piccolo. Mi spiace. Comunque siete proprio fortunati. Il principe è appena rientrato dalla battuta di caccia. Non l'ho capita. Che cosa?
la battuta sulla caccia. La battuta di caccia. Ah, caccia la volpe. No, caccia la pepola. Comunque aspettate qua, vediamo il principe. Caccia la pepola. Oh. Chissà com'è il principe. Tu l'hai mai incontrato? Beh sì, una volta. E come? L'ho incontrato ma non l'ho visto. Come fa? Non vedere uno. L'ho visto ma non è lui. Ma che cos'è un indovinello? Ti spiego, eravamo a una festa in maschera e lui era vestito da lottatore di sumo. Vabbè, non oso immaginare come eri vestito tu. Comunque io me lo immagino brutto lotto, ecco. Signore e signori, ladies and gentlemen, madame e messieurs, signor e signorinas, alla cap e assassin, soldato e xin kung fu. Ecco voi, il principe! Siete benvenuti nella mia dimora. Io sono il principe di Favolandia. Piacere, io sono Peter Pan. Piacere, io sono Peter. Cosa stai dicendo? Peter Pan sono io, lei cappuccetto rosso. Ah, che bel vestitino, cara fanciulla. Grazie. Ditemi, cosa posso esservi utile? Ecco, sì, utile insomma. Ma ti sei ricetulita? Dai su, svegliati. Scusatemi, che mi ero incantata. Digli poi che siamo qua. Ecco, sì, la mia mamma mi ha dato questo cestino di funghetti da portarle. Principe, i funghetti che avevamo richiesto finalmente sono arrivati. Ora può compiere la sua missione da supereroe. Andiamo. Ma come? Quale missione? Andare dove? Ci siamo appena conosciuti. Bimba, non sono affari tuoi. Passa pure dal tesoriere per la ricompensa. Grazie. Andiamo, principe, prima di andare. No, quella faccenda può aspettare ancora. Potrei invitarvi a prendere un tè in giardino? No, io veramente avrei un impegno. Accettiamo subito, a che ora? Beh, veramente è pronto, cameriera? Arrivo! Ah però, uno va al castello del principe a vedere le donne più belle del mondo e invece guarda qua! Ma mi scusi, vabbè, qualcosa non è di suo gradimento? No, mi chiedevo se stasera per cena c'era insalata di pesce. Oh, non lo so, perché? Mi è parso di vedere una costa! Guardi che io sono bella dentro. Portami le lastre. Bene, vorrei brindare agli ospiti che ci fanno compagnia oggi. Salute. E come dicono in Finlandia, kippis. 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 Buono questo tè irlandese. Anch'io vorrei fare un brindisi alla eccezionale ospitalità che ci avete riservato. Salute. Kippis. Dai Peter Pan, fai anche tu un brindisi. No, io dopo queste due tazzine dovrei assentarmi un attimo. Prego, ma dove devi andare? A fare un goccio di papà. Vuole dire... Sì, sì. Questo castello neanche una salviettina, è bello fisma. Tutto a posto? Bellissimi bagni, veramente fantastici, degni di una regia da dimora. Gradite ancora qualcosa, che so, un caffè e me. Ascolti, non è che avete due biscottini da bruciare? Vado a vedere. Scusi, bella dentro. Non è che avete anche delle fettine biscottati con uno strato di marmellata piccolissimo, sottile. Vado a vedere. Scusa, è bellissima dentro. Pan brioche. Vado a vedere, ma non so. Grazie. Allora, principe, abbiamo perso anche troppo tempo con queste baggianate. Concorderà con me che è ora di andare. Te l'ho già detto, quella cosa non la voglio fare. Ma insomma, ancora con questa storia, si può sapere dove devi andare? Il principe deve recarsi dalla bella addormentata che aspetta un suo bacio. Cosa? Ha detto che lei già una fidanzata? Ma no, aspetta, non è la mia fidanzata, la situazione è un po' più complessa. Non spiegami, ho fatto molta strada per arrivare fino a qui, ho tutto il diritto di sapere. Hai perfettamente ragione. Allora, io sono un... Figo, è un principe. Appunto, è come tutti i principi nelle favole, ma anch'io devo salvare una ragazza. Sarebbe quella
Cioè quella della bella addormentata. Esatto. E i funghi cosa c'entrano con tutto questo? Devi sapere che io la bella addormentata non l'ho mai vista. Quindi non voglio baciarla per svegliarla e poi sposarla solo per dovere. I funghi sono una trovata del mio consigliere. Infatti questi non sono funghi normali, ma allucinogeni. Alluci che? Allucinogeni. E che significa? E prendendo questi funghi per un po' di tempo diventerai un'altra persona e riuscirai a portare a termine il mio compito senza accorgermene. E tu non ti sei opposto a questa cosa? Io veramente ho provato. È facile per te parlare in questo modo. Tu non hai le responsabilità che ho io qua. Certe cose vanno fatte al di là di tutto. Sì, ma tu hai mai pensato ai sentimenti del principe? Non parlarmi dei sentimenti del principe, che l'ho cresciuto da quando era alto così. Così. E poi? Come pensano tutti i più grandi signorotti di questo mondo? Il fine giustifica i mezzi. No, su questo io ho qualcosa da dire. Io credo piuttosto che i mezzi debbano essere coerenti al fine. Oppure credi che in difesa di una vita si possa uccidere un'altra vita? Chi ha qualcosa da dire? Ma i biscottini che fine mi hanno fatto? Ma vive! Vado a vedere in cucina. Su quello che hai detto prima, comunque, hai ragione tu. Però è sempre stato lui a occuparsi di me. Sì, ma dimmi come ti ha cresciuto. Sommergendoti di consigli, imponendoti le cose da fare. Ti ha mai mostrato i suoi sentimenti? Ti ha mai lasciato libero di scegliere, di provare? In effetti penso di non aver mai sbagliato niente nella mia vita. Che significa che c'era sempre qualcuno che mi diceva cosa fare. Sai, però non è mai troppo tardi. E poi tu una tua scelta l'hai già fatta. Quella di non baciare la bella addormentata, ad esempio. Hai ragione, e non so come ho fatto. Nessuno mi aveva detto c'era anche questa possibilità. Oh sì, qualcuno te l'ha detto. Il tuo cuore. Ma significa che prima d'ora non abbiamo mai parlato? No, è che non l'hai mai ascoltato. Sai, i nostri cuori sanno già tutto. Molto commovente. Principe, prenda questo. È quello che tutti si aspettano da lei. Prenda questo, è buonissimo, eh! Ma... No, lasciami stare il biscottino che ci ho messo mezzo... Ma... Il biscottino! Prenda questo, è quello che tutti si aspettano da lei. Principe, ascolta il tuo cuore. Mangi quel fungo. Principe, ascolta il tuo adesso, cuore. Adesso, silenzio! Io e il mio cuore non ci siamo mai parlati, ma ora lo sento. E cosa ti sta dicendo? Che chi non sa rischiare, non sa amare. E allora, corriamo questo rischio, insieme! Giù, dai, non fai così, ma che piangi? Ho fallito. Tutti i miei insegnamenti non sono serviti a niente. Sono bastate poche ore con una ragazza per rovinare tutto. Ma lei lo sapeva che il cuore sa tutto? Ah, non mi interessa. No, ma se l'avessi saputo, l'avrei ascoltato durante l'interrogazione di storia. Ma che discorsi fai? Mi sembra un fungo allucinogeno. Consigliere, ma che fine fa adesso la bella tormentata? Ormai dorme da 10 anni. Andrò avanti così finché qualcuno non la bacerà. Mi sa che dovrò farlo proprio io. Ma è proprio sicuro? Magari può farlo qualcun altro. Qualcun altro, ma chi? Cioè, chi? Magari se si guardasse in giro bene, qualcuno che può farlo c'è. Lo faccio io. Consigliere! Ma lei l'ha vista ancora la smettata? Oh sì, sai, è molto bella. Wow, bella e non parla mai. È la mia donna ideale! Non posso farmi sfuggire questa occasione. Peter, bene, io devo proprio andare. Ciao. Consigliere, ultima cosa. Sì. Scommetto che non ha pensato a una cosa. Cosa? Si rende conto della risposta da cammello che deve avere la bella addormentata dopo tutto questo tempo? Oddio! No, hai ragione! Sì, che schifo, non ci avevo pensato, sai, andrò in farmacia a prendere uno di quegli spray per l'alito. Grazie, Peter! E mi raccomando, lo prenda l'eucalipto, eh! Così è! E Peter, scusa! Oh, sì. Ti voglio dire... Hai detto un gusto, prima non ho capito che anche gusto... Eucalipto! Eucalipto! Koala, presente? Eucalipto, sì, eucalipto.
Peter sei un amico. Grazie, grazie Peter. Consigliere, la saluto. Consigliere. Consigliere. Consigliere! No, me la commentata! Arrivo! Peter Pan bacia la bella addormentata e come nelle migliori favole, lei si svegliò, si alzò, lo guardò e gli disse: oh mio bel principe! E lui rispose: no, mi vedi blu come un principe perché sono in apnea per non sentire il tuo alito. E dopo un vigoroso risciacquo col tantum verde se ne andarono soli nella foresta. Cappuccetto Rosso e il principe, quello vero, passarono molto tempo insieme. Lui le insegnava del mondo naturale, con i suoi fiori ed i suoi animali. Cappuccetto Rosso invece insegnava al principe a non pensare a tutte le ricchezze che possedeva, perché il vero tesoro stava nelle persone. Gli raccontò così dell'albero, dei nani, di Mago Merlino, di Peter Pan e del viaggio meraviglioso che aveva intrapreso, soffermandosi sui volti delle persone e non badando al tempo che trascorreva. Il tempo non è denaro. Siamo tutti in viaggio. Dopotutto la vita stessa è un viaggio. Partiamo, abbiamo una meta finale, delle mete intermedie, compagni di viaggio. Incontriamo altri viaggiatori ed abbiamo in mente una strada, che però non sappiamo se poi sarà quella che percorreremo effettivamente, ma non importa, l'importante è viaggiare sempre. Questa sera, leggendo questo libro, avrete sognato di essere in un mondo irreale, di essere in un sogno senza tempo. Ora potete svegliarvi. Il libro però, lasciatelo aperto, così potrete ricordarvi di un paese incantato che vi ha fatto compagnia e che forse vi ha dato qualcosa di più profondo e di più intimo. Svegliatevi ora, guardatevi intorno ed incontrate i volti delle persone, così potrete dire anche voi: e vissi felice e contento.
nel ruolo di Cappuccetto Rosso, Sara! Sabe como é?